Come fa un paziente di chemioterapia a fare Pasqua? Come fa un malato grave, forse anche terminale, a fare Pasqua? Come fanno famiglie disastrate, strappate, a fare Pasqua? Come fanno i nostri insegnanti castigati nella frustrazione della didattica a distanza a fare Pasqua? Come fanno le persone che hanno perso il lavoro a fare Pasqua? Come fanno i nostri giovani privi della possibilità di far esplodere la loro energia in tutta la libertà che è propria dell'adolescenza e della giovinezza, compresa anche la sacrosanta libertà di fare cavolate, che sono quelle cose che li fanno crescere? Come fanno? La risposta è una sola: non possono. Da soli. Il fulcro della Pasqua, secondo me, sta tutto qui. Non si può vivere la Pasqua, non si può sperimentare la gioia della Pasqua, non si può gustare la risurrezione che mi conferma che un Dio mi ha amato fino a farsi uomo, capace di morire ed è morto per me, se non c'è qualcuno accanto a me che nel suo modo di vivere, di parlare, di mettersi materialmente a condividere qualcosa di bello con me, mi mostra la presenza del risorto nella mia quotidianità. Allora, solo allora, posso capire la bellezza del fare Pasqua nell'assemblea liturgica, la bellezza del fare Pasqua nella vita della Chiesa, la bellezza del fare Pasqua nell'accostarmi al sacramento del perdono e della misericordia e al sacramento dei sacramenti, l'Eucaristia. La vittima pura e santa che mi dona la sua vita divina e alla mia povera umanità ferita attribuisce il balsamo salvifico della sua croce. Se non incontro qualcuno, se non incontro un fratello, una sorella, che non mi lascia solo in quel momento della mia vita, che oggi è la difficoltà che viene dalla pandemia, ma domani ce ne sarà un'altra. Se non incontro questo volto umano, io non posso incontrare il volto del risorto. Perché? Perché nessuno si salva da solo. Non mi rivolgo alle persone in ricerca, alle persone in cammino, alle persone che si stanno ponendo la domanda esistenziale sull'uomo e su Dio, ma mi rivolgo principalmente a quei fratelli e sorelle che hanno già detto il loro sì a Dio, come padri, come madri, come sposi, come religiosi, come vita consacrata, come vita cristiana autenticamente vissuta. Noi abbiamo un grandissimo compito, una grandissima chiamata in favore dei nostri fratelli e sorelle che sono ancora in ricerca, in favore di quelle umane creature che ancora non hanno incontrato il crocifisso risorto. Abbiamo il compito di mostrare con la nostra vita quello che è il più grande insegnamento della Pasqua. Gesù ci insegna che si vince quando si perde. Ma come? È proprio la logica contraria a quello che ci dice questo mondo. Un mondo che vuole il successo a tutti i costi, i riflettori puntati addosso, un successo, una ricchezza, una autoaffermazione che calpesta e schiaccia come su uno schiaccia sassi chiunque si frapponga fra me e quel successo di cui non mi sazio mai, la mia autoaffermazione che toglie ogni spazio all'amore. Perché l'amore è umile, l'amore è semplice, l'amore si accontenta delle piccole cose, anzi, si nasconde, gioca a nascondino e si diverte a farsi trovare nel ritmo delle piccole cose del quotidiano. La croce che noi contempliamo la Domenica delle Palme è una sonora, eclatante sconfitta. Chi più maledetto di chi pende dal legno, specialmente nella cultura del mondo antico? La domenica di Pasqua
ci parla di una vittoria. I nostri fratelli e sorelle che si trovano nel dolore, nella prova, nel bisogno, hanno davvero bisogno di sentirsi parlare con paroloni teologici altisonanti e con concetti filosofici che ci sembrano più astratti dell'astratto stesso? Noi abbiamo bisogno di persone che ci fanno capire che se la croce apparentemente è la più grande e eclatante sconfitta che possa esserci per questo rabbi nazareno che faceva il falegname di professione prima di mettersi in testa ad andare a giro a predicare e a far miracoli, la domenica dopo noi contempliamo che questo rabbi falegname nazareno è quel pastore buono che liberamente ha dato la vita per le sue pecorelle ed essendo Dio liberamente la riprende per farci vedere che quel suo dare la vita è un abisso infinito d'amore. E questo lo possiamo sperimentare sotto tanti aspetti, nell'aspetto della fratellanza, nell'aspetto dell'amicizia, in una famiglia che finalmente si riunisce intorno a un tavolo e vive la sua domenica di Pasqua, in amici che trovano, nonostante tutte le problematiche legate al lockdown adesso o a catene di vite virtuali vissute dietro a uno schermo sempre, anche molto prima della pandemia, trovano il tempo invece di vedersi viso a viso, di farsi un sorriso, di dirsi una parola buona. Abbiamo bisogno di sperimentare la tenerezza dell'amicizia e dell'amore per poter fare Pasqua e abbiamo bisogno che ci siano quei fratelli e quelle sorelle che ci testimoniano che loro sì, ci credono davvero. E ci sono vari modi, dal gesto di cortesia, dall'alzare un telefono e chiamare qualcuno che non sentiamo più, dal cercare fra di noi all'interno della vita parrocchiale, magari nel tran tran della Settimana Santa dove c'è 3.000 cose da fare, di trovare il tempo di ricordarci l'un l'altro che stiamo vivendo e facendo tutto questo perché Cristo è risorto, perché la morte non è l'ultima parola sull'uomo, perché la croce non è il segno di una sconfitta, ma l'abisso di una vittoria, e la vittoria è quella dell'amore, del pastore che dà la vita per noi sue pecorelle e che continua a farlo giorno dopo giorno, domenica dopo domenica sull'altare dell'Eucaristia. Non a caso il pane eucaristico, come si chiama, ostia, che è una parola latina che vuol dire vittima, perché la vittima è lui. La vittima è il Cristo, la vittima è il Dio fatto uomo, il Verbo fatto carne. E chiaramente c'è anche la bellezza fra i modi con cui poter testimoniare che il Cristo è risorto, dalle cose più semplici, dalla persona di parrocchia che si mette a spazzare la chiesa per pulirla, sistemare le tovaglie dell'altare, scegliere i fiori, aiutare i bambini del catechismo a vivere bene la Settimana Santa, cercare di ammattire nei contatti fra i genitori per ricordare loro quali sono gli appuntamenti celebrativi della Pasqua. E chi canta e chi suona, perdonatemi, ma ancora una volta è il turno del mio carissimo Johann Sebastian Bach. C'è un bellissimo corale per organo, molto breve in realtà, ma molto denso, molto carico, molto pieno di energia, che è il corale Christlag in Todesbanden. La melodia di questo corale fa così. Christlag in Todesbanden. Vi ricorda forse qualcosa? Victime Paschali laudes immolent Christiani. È la sequenza del giorno di Pasqua. Come fa Bach ad annunciare la Pasqua? In quel modo che gli è possibile come testimone, cioè come organista, come compositore. Prende la melodia del Christlag, cioè del Victime Paschali, la pone al soprano e tutto intorno gli fa girare intorno una figurazione di quartine di sedicesimi che sembrano dei lacci che si srotolano, che scappano via. Sono i lacci della morte, dell'oscurità, delle tenebre che pensavano di aver sconfitto la luce e che invece
scappano via da questo corpo che sta vivendo il momento glorioso della risurrezione. Questo è l'annuncio che Bach fa della Pasqua. Ma per dire un'ultima cosa, proprio sulla sequenza di Pasqua, che ci parla dell'agnello innocente, muto, che con la sua mansuetudine, con il suo lasciarsi immolare, con il suo sangue, con la sua carne, ha redento il suo gregge, e qui c'è tutto il rimando alla prima Pasqua, quella dell'Esodo. Ci racconta poi di questa bellissima domanda che viene fatta a Maria di Magdala, la prima testimone della risurrezione. Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via? E lei risponde: ho visto la tomba del Cristo vivente, ho visto la gloria del Cristo risorto, ho visto gli angeli suoi testimoni, ho visto il sudario e le bende vuoti, perché Cristo, mia speranza, è risorto. E allora gli interlocutori che nella sequenza hanno fatto questa domanda a Maria di Magdala possono esclamare: sì, lo sappiamo, Cristo è veramente risorto dai morti. E tu, o re vittorioso, rendici partecipi di questa tua vittoria. Ecco, è l'augurio che faccio per questa e per tutte le Pasque. Viviamo da risorti. La nostra vita, la nostra testimonianza, nelle piccole cose del quotidiano, mica nelle cose straordinarie, canti esattamente come ha cantato Bach con le sue mani sulla tastiera dell'organo. Facciamo scappare via i lacci di questa morte, di queste tenebre, dalle vite grigie dei nostri ragazzi, dalla disperazione degli adulti, dalla sofferenza degli ammalati, dalla solitudine degli anziani. Certo, ci sentiamo piccoli, inadeguati, incapaci, e qui mi viene sempre in mente una scena tratto dal film Claude Atlas, Atlante delle nuvole, dove ad una condannata a morte che ha mostrato una grande serenità, una grande presa di consapevolezza della propria vita e del valore generale della vita dell'uomo, chi la sta interrogando prima che venga eseguita la condanna a morte le chiede: ma e se nessuno volesse credere a questa verità? E lei, che sta per essere giustiziata, fa un sorriso e risponde: ma qualcuno ci crede già. Che sia questo lo spirito con cui viviamo questa Pasqua. Non lasciamoci scoraggiare dalla difficoltà, dalla tristezza che vediamo intorno a noi, dai fratelli e dalle sorelle che fanno fatica a vivere la Pasqua. Ricordiamoci, nel momento del dubbio, della tristezza, in questa luce che è la Pasqua, che non siamo soli, perché esattamente come noi e come ci sforziamo noi, non siamo i soli a credere, a combattere, a difendere, ad annunciare la bellezza di questa verità. Qualcun altro ci crede già, e forse, grazie a ciascuno di noi, ci sarà qualcun altro ancora che ci crederà. Buona Settimana Santa e buona Pasqua.